Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di domenica. Allora, vorrei parlarvi di una. Questo è soltanto una richiesta di informazioni, non c'è niente di concreto, ve lo dico subito. Però, visto come si sta muovendo Giuntoli, con già l'uscita di Ken, molto ovviamente ci sarà l'uscita anche di Milik. La Juventus deve comunque trovare un attaccante e ha chiesto soltanto informazioni, non c'è soltanto la Juventus su questo giocatore, ma ha chiesto informazioni per vedere se è fattibile l'operazione. Ragazzi, però prima di partire vorrei ringraziare tutti quanti per il vostro sostegno perché mi state facendo veramente contento perché avete iniziato a seguire molto i miei video, a nuove iscrizioni, tanti commenti, tanti like, molte condivisioni. Quindi, ragazzi, io sono veramente felice e ringraziarvi che mi state seguendo perché sto portando ogni giorno diversi video, notizie riguardanti la Juventus e non solo. Quindi, ragazzi, di chi parliamo? Avete visto ovviamente nella copertina. Stiamo parlando di Lookman dell'Atalanta. Lookman Juventus e non solo. L'indiscrezione dell'Inghilterra spaventa l'Atalanta. L'attaccante nigeriano finisce sul taccuino di Giuntoli secondo il Daily Mail, anche se la concorrenza è importante. Di Gregorio, Douglas Luiz, ormai Kefren Turan. Ha deciso Giuntoli di dare un segnale forte ai tifosi della Juventus e soprattutto alle squadre della Serie A in vista della prossima stagione. Ma se il mercato deve ancora iniziare ufficialmente, che inizierà domani 1 luglio, il lavoro del dirigente bianconero è ancora all'inizio, ma ha sul tavolo diverse situazioni su cui poter lavorare per consegnare a Thiago Motta una rosa importante in vista del prossimo campionato. Da Calafiori, Koopmeiners, che sia molto difficile, soprattutto il secondo, ma l'olandese dell'Atalanta sembra non essere l'unico orobico finito sul taccuino dell'ex Napoli, perché dall'Inghilterra hanno messo i bianconeri tra i club interessati a Ademola Lookman. Lookman, avete visto, quest'anno all'Atalanta, e non solo, anche l'anno scorso, ha concluso una stagione importante e ha tirato su di sé tutta l'attenzione dei grandi club tra Italia e estero. Io ripeto che già l'anno scorso puntavo molto su di lui. L'anno scorso sarebbe costato molto meno e se ci fosse già stato il nuovo allenatore, molto probabilmente Giuntoli l'avrebbe attenzionato e forse chissà portato qua da noi. Comunque con l'Atalanta ha vinto da protagonista. Se vi ricordate bene, con una storica tripletta in finale, l'Europa League contro il Bayer Leverkusen, dove 3-0 e tripletta di Lookman. Ovviamente Gasperini e la Dea non vorrebbero privarsi dell'attaccante, ma su di lui ci sono voci importanti per quanto riguarda il futuro. Secondo il Daily Mail, infatti, non soltanto la Juventus sarebbe interessata al giocatore, ma anche diversi club di Premier e il Bayern Monaco. Al momento, come vi dicevo prima, sono soltanto voci, ma se sono queste voci vuol dire che già Giuntoli si è mosso, forse non solo lui. E si dice che non è detto che nei prossimi giorni possano arrivare offerte ufficiali. Io penso che Giuntoli potrebbe, a questo punto sarebbe difficile, chiedere due giocatori, Lookman e Koopmeiners, però dovrebbe fare un esborso importante, metterci dentro delle contropartite, giocatori che l'Atalanta interessa prima su tutti, anche se mi dispiace c'è Dejan Huijsen, e poi si vedrà, ci sono diversi giocatori che sono in uscita, e potrebbe anche interessare un certo Kostic, un Milik, ok. Comunque, se non sbaglio, l'Atalanta
Atalanta è in Champions League perché ha vinto l'Europa League, quindi sì. Però la Juventus deve farsi sentire forte come un tempo. E poi, se vogliamo parlare di chi è questo giocatore, se qualcuno non lo conosce, è un classe 97, quindi ha 24 anni e quindi diciamo è giovanissimo. È centrocampista offensivo, ma è anche, diciamo, si può giocare anche ad attaccante, comunque da esterno, esterno destro, potrebbe giocare esterno sinistro, scusate, quindi non c'è nessun problema. Quest'anno ha fatto 11 gol in Serie A, 7 assist, ha fatto 5 gol di cui 3 in Europa League. L'anno scorso aveva fatto 16 gol in Serie A. Quindi ragazzi, è un giocatore veramente importante. Segni di debolezza ce l'avrà, ma ora io non ricordo. Vediamo che lui ha molto forte nei calci piazzati, quindi punizioni. Ha un buon tiro da lontano, dribbling, finalizzazione anche, passaggi chiave. Diciamo che se dovesse partire Chiesa, lui sarebbe un bel rimpiazzo, altro che Greenwood o chi per lui. Questo è un giocatore veramente da attenzionare perché, guardate caso, sono giocatori che viene fuori oggi e io già ne parlavo l'anno scorso. Come la Juventus, non so perché si è fatto perdere un certo Luis Alberto, un Felipe Anderson, giocatore che era sotto guida della Juventus e poi niente. Guardate Haaland, che parate ci serveva sul taccuino, poi non l'ha preso. Ci sono state delle defezioni gli anni passati che non hanno fatto fare quel salto di qualità alla Juventus. Quindi, Giuntoli per me sta lavorando sotto traccia per Lookman, anche se non c'è niente di ufficiale, ovviamente. Se veramente vogliono cedere Chiesa, a me piace molto che però vada all'estero e poi da lì si potrà pensare anche a questo eventuale acquisto di Lookman. E spero che vicino a Vlahovic, penso vicino a Vlahovic, con poi Douglas Luiz, Fagioli, che Fenturam ragazzi è fatta. C'è Yildiz, ragazzi, ne vedremo veramente delle belle. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate, se per voi è un acquisto interessante, per me sì, se vi piace il giocatore, se pensate che la Juventus lo possa portare a termine questo colpo, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanella, qui sotto ragazzi trovate lo sticker super grazie per le donazioni al canale. Fino alla fine, forza di quanto ragazzi, e ci vediamo un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.